Tu non hai fame? Oggi prepariamo insieme una ricetta super facile, quella dei sorrisini, ossia quelle deliziose mezzelune farcite con pomodoro, mozzarella o qualsiasi altro ripieno che vi venga in mente. Per prima cosa, in un pentolino andiamo a versare dell'acqua insieme a dell'olio e andiamo a portare sul fornello per scaldare l'acqua. Mi raccomando, non deve assolutamente arrivare a bollore. Aggiungiamo il sale e aspettiamo che l'acqua sfiori il bollore. Poi versiamo tutto in una volta la farina di riso finissima e l'amido di tapioca. Mescoliamo energicamente e facciamo assorbire la farina tutta l'acqua. L'impasto dovrà risultare piuttosto compatto, come una polentina. Capovolgiamo l'impasto direttamente sulla spianatoia e cominciamo a lavorarlo con le mani. Se per voi l'impasto è troppo caldo, lasciate che si intiepidisca appena, ma mi raccomando, fate in modo che non diventi totalmente fredda. Lavoratela e compattatela fino a quando non otterrete un impasto piuttosto elastico, ma sodo. Formiamo una palla e lasciamola riposare avvolta nella pellicola alimentare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo andremo a riprendere il nostro impasto per poi stenderlo con il mattarello. Cerchiamo di facilitarci il compito, quindi appiattiamolo lievemente con le mani. Se notiamo che l'impasto tende ad appiccicarsi alla spianatoia, allora andiamo a spolverizzare con della farina di riso. Con l'aiuto del mattarello andremo a stendere il nostro impasto in una sfoglia sottile di circa 2-3 mm. Più sottile è e meglio sarà quando andremo a cuocere i nostri sorrisini. Andiamo a coppare il nostro impasto con una formina rotonda al diametro di 10-12 cm. L'impasto avanzato non gettatelo via, ma ricompattatelo e avvolgetelo nella pellicola alimentare per far sì che non si asciughi troppo e poi ricavare altri sorrisini. Per la farcitura dei miei sorrisini ho deciso di adoperare la passata di pomodoro degli amici Gandini, che è una passata senza nickel. Ma prima di condire i miei sorrisini ho fatto restringere un po' la passata di pomodoro in padella, unendo poi un giro d'olio e condendo con un pizzico di sale. E per renderli ancora più gustosi ho deciso di aggiungere dei cubetti di mozzarella senza lattosio, tocco filante ai miei sorrisini. Facciamoli lasciando un bordo pulito. Ripieghiamo il disco su se stesso formando una mezzaluna e facciamo pressione sui bordi con la punta delle dita in modo da sigillare per bene i bordi. Non sarà necessario bagnare i bordi con l'acqua perché aderiranno perfettamente. Man mano che prepariamo i nostri sorrisini andiamoli ad adagiare su un vassoio in attesa di essere poi impanati e quindi fritti. Per la mia panatura ho deciso di non adoperare le uova, quindi andrò a tuffarli prima nell'acqua e poi direttamente nella panatura. La panatura che ho adoperato è una panatura a base di solo riso. Prestate attenzione ai bordi e fate aderire per bene la panatura a questi, in modo tale che durante la frittura non si aprino. E adesso è il momento di friggerli. Portiamo la nostra padella sul fuoco, aggiungiamo dell'olio e poi, una volta arrivata a temperatura, tuffiamoli. Una volta ottenuta una bella colorazione dorata alla nostra panatura, andiamo a tirarli fuori dall'olio bollente e metterli a scolare su carta assorbente. Ed eccoli qua, i nostri sorrisini sono pronti per essere gustati, caldi e filanti. Volendo, si può preparare una dose maggiore e conservarli in frigo per un giorno, oppure congelarli e poi cuocerli fritti già da congelati oppure in forno. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi un like e scrivetemi qui sotto nei commenti se avete già provato la ricetta dei miei sorrisini. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime ricette. Io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia e noi ci rivediamo qui al prossimo video.